Bella a tutti ragazzi, sono Algisius e oggi, mamma mia ragazzi, non sapete quanto sono emozionato oggi perché siamo su Mega Man Star Force Black Ace. Come dicevo, come potete vedere però, è in italiano ragazzi, che la cosa interessante, sono riuscito a creare in italiano grazie a una patch, però... sono emozionatissimo di vedere come se è veramente in italiano o è una presa per il culo. E sì, in italiano meglio per noi, non devo tradurre niente. Bene, due personaggi che non ho mai visto prima. Ehi sorellona. No. Sai che esprimendo un desiderio di una stella cadente per tre volte prima che scompaia, il desiderio espresso si avvererà? Se è così, allora il nostro desiderio si avvererà. Questa stella cadente rossa non scomparirà, almeno fino all'ultimo giorno di vita di questo pianeta. Ma, ragazzi, di vita di questo del pianeta, ok? È un errore, ma dettagli, almeno in italiano. Ma questi due non li ho mai incontrati prima. Non ci ho mai giocato, ragazzi, è la prima volta che gioco al 3, come per voi che lo vediate, è stranissimo, perché è intanto che questi qua si girano intorno, il nostro desiderio. Vabbè, non ho la minima idea di chi siano. Non ho la minima idea di perché vogliano esprimere un desiderio che distrugga il mondo, non ho la minima idea di cosa sia quella stella cadente. Sono solo contento che siamo su Mega Man Star Force 3 ed è in italiano questo gioco. Siamo nell'anno 22X, XX, che sarebbe... non ho la minima idea. La qualità della vita dell'umanità ha fatto un enorme passo in avanti tramite l'impiego della tecnologia che sfrutta le onde M. Tuttavia questo progresso ha già esposto per ben due volte il mondo al pericolo. La prima volta la Terra è stata invasa da alieni del pianeta FM, che conosciamo bene. La seconda volta il malvagio scienziato Vega, faccio una correzione io, Vega, ha tentato di dominare la Terra tramite il potere dell'antica civiltà nota come Mu. Ma per due volte un eroe è giunto per fronteggiare il male. Quell'eroe, o per meglio dire gli eroi, sono il giovane Geostellar e l'FMiano Omega Xyz, che insieme si fondono per formare Mega Man. Grazie all'intervento di Mega Man, la gente della Terra ha continuato ad avere una vita serena e felice. Wow, è cambiato totalmente la grafica! Innanzitutto ragazzi, per chi non ha mai giocato a Mega Man Star Force, la grafica iniziale era sotto, invece adesso possiamo giocare sopra e il touchscreen è usato. Ah, non sto nella pelle! Ehi ragazzo! È incredibile tornare per così tanto tempo dopo con Mega Geo. Cosa c'è? Ti potrebbero sentire, meglio se stai zitto. Non preoccuparti, sono troppo presi per potermi sentire. Allora, che succede? Lo vedrai presto. Avete tutti pronti i vostri terminali mobili? Ragazzi, cosa succede? Pronti! Ragazzi, oggi effettueremo l'aggiornamento del sistema operativo noto come OS. Penso che stia per Operate System. La modifica di un sistema tanto vitale è una cosa estremamente importante. Ok, vi sto inviando l'aggiornamento, eccolo che arriva. Aspetta un secondo! Un aggiornamento? Cosa succederà a me? Mi trovo dentro l'OS! Forse... ehi ragazzo! Ci sono tonnellate di dati in arrivo. Wow! Aggiornamento. 20%, 60%, 100%. Aggiornamento completato. Wow! Calmi tutti, wow! Fantastico! Cos'è questo nuovo OS dal terminale mobile? Terminale mobile? Ah ragazzi, possiamo cliccare! Dispositivo portatile che sta nel palmo di una mano. Questo dispositivo multifunzionale è diventato ormai parte indispensabile nella vita di tutti i giorni. Wow ragazzi! L'interfaccia grafica è completamente diversa da quella di prima. Sembra che tutti siate riusciti a effettuare l'aggiornamento. Come potete vedere il vostro terminale mobile è cambiato. Adesso prende il nome di HunterVG. Come ho accennato prima, l'aggiornamento ha cancellato i vostri dati, quindi dovrete reinserire tutte le impostazioni e i dati che avevate. Per prima cosa vi servirà un nuovo nome in codice. Il nome in codice non è altro che un nickname di identificazione che viene usato quando si riceve l'accesso alla rete. Potete scegliere qualsiasi nome che vi piaccia, ma non è nulla appropriato, intesi? Ok. Wow, d'accordo, scegliamo un nome in codice. Ok, ma che fantasia che ho! Ok. L'aggiornamento che avete effettuato ha cancellato le vostre Brotherband. Non dimenticatevi di riformare le Brotherband con i vostri amici. Fate attenzione mentre fate ritorno a casa. Ok. Perché fate attenzione pure? Ok, dettagli. Quindi le mie Brotherband sono state cancellate. Meglio andare a riformarle con Buzzag e Prez. Prez e Luna, penso. Ehi, ragazzo. Cosa c'è, ragazzo?
Mega, sappiamo tutti chi è Penso ormai. Va bene, se esco. Va bene se esco per un po'. Cosa? No! Ti noteranno tutti se vieni fuori qui. È diverso ora che la gente può vederti. Allora troviamo un posto dove posso uscire senza creare problemi. Ad ogni modo, come hai improvvisamente tutta questa fretta? Ad ogni modo, come mai improvvisamente hai tutta questa fretta? Avrei intenzione di chiedere a Mr. Shepard un paio di cose. Fai pure, ma usciamo da qui al più presto. Se dimentichi qualcosa, premi il pulsante L e ti dirò cosa fare. Fare in modo di ricordarti cosa fare, afferrato? Sì, ricevuto. In qualche posto potrei far uscire Mega senza che venga visto? Il tutto potrebbe andare bene. La migliore ROM in Italia, in solamente inglese trasformata in italiano, di sempre. Scusa per l'attesa, Mega, adesso puoi venire fuori. Wizard Door. Non so cosa sia. Che ti prende? Geo, fammi urlare a pieni polmoni. Fammi sapere se mai farai come aggiornare il Fammi sapere se mai farei qualcosa come aggiornare il terminale mobile. Eh? Perché? Che significa perché? Dovresti saperlo. Grazie ai progressi del recente cambio della tecnologia delle onde, sono diventato Wizard, cioè un corpo M integrato nel terminale mobile. Wow. Sì, naturalmente sono a conoscenza di questa cosa. Tu e l'Hunter VC siete intimamente legati. Ah, esattamente. Quindi se fa un cambio di sistema, allora cambia anche me. Credi che sia bello avere tonnellate di dati che ti entrano in gola? È stato terribile. Non mi sono ancora del tutto ripreso. Scusami, non pensavo che... Lascia perdere, ragazzo. Basta che tieni a mente la cosa per il futuro. Ad ogni modo, dopo l'evoluzione della tecnologia delle onde, hai provato ad utilizzare il visualizzatore? Adesso che ci fai pensare è... Beh, ragazzo, prova. Wow. Come è cambiata la strada onda? What? Quando indosserai il visualizzatore potrai vedere la strada onda, che i corpi M... Dei corpi M. La gente normale non può vedere questi fenomeni. Ebbene, vedi qualcosa? Sì, funziona alla grande. Se papà non mi avesse dato il visualizzatore, tu e io non ci saremmo mai incontrati, Mega. Kelvin, ragazzo, tuo padre era un grand'uomo. E come si usa dire, tale padre, tale figlio. Ehi, non paragonarmi a mio padre, ok? Voglio seguire la mia strada nella vita. Ragazzi, sembra che tu sia cresciuto. Ad ogni modo, dovresti provare a usare il visualizer dovunque. Quando vuoi utilizzarlo, premi il pulsante Y. Sappi che usandolo vedrai perfettamente le strade onde e i corpi M. Mentre non riuscirai a vedere le persone comuni. Ah, questa è una novità, ragazzi. Non possiamo più vedere le persone comuni. Afferrato. Beh, poi in un certo senso vedere la gente, ma è molto difficile. Stai molto attento dove cammini mentre utilizzi il visualizer. D'accordo. Ah, una chiamata. Ed è di Luna, mi pare di capire. Sì? Oh, Prez, cosa c'è? What the fuck? Oh, cosa c'è? Non dirmi cosa c'è, non posso credere che tu te ne sia andato in quel modo dopo la lezione. Avevo qualcosa da fare. Certo. Vieni subito allo spaccio al primo piano, intesi? Allo spaccio fa paura, non so cosa sia. Penso che sia al bar, magari. Oh, datti una mossa! Non è cambiata. Cavoli, oggi è davvero arrabbiata con me. Faremo meglio ad andare allo spaccio prima che si arrabbi di più. Ok. Andiamo subito. Madonna mia, posso andarci allo spaccio? Mi mena se non ci vado. Dai, su via. Chi sono sti tre? È il clan scientifico. Siete tutti pronti? Sì, signore. Pronta. Grandioso. Bene, allora, iniziamo. Che ne dite? Che cos'è quello? Un razzo? Un mini razzo? Finalmente abbiamo ultimato nel nostro laboratorio questo prototipo di razzo in scala. Adesso potremo effettuare il test di volo. Ok, what? Cos'è questo rumore? Wow! Wow! Ah! L'innaffiatoio è andato fuori controllo! Sto arrivando dei virus da qualche parte nell'area! Sì, si trovano all'interno del nucleo programma NP dell'innaffiatoio! Amici, resistete, posso aiutarvi! Cosa? Come puoi aiutarci? Non preoccupatevi, è tutto sotto controllo! Poi oltretutto, ragazzi, se avete notato, Geo assume delle espressioni adesso. Allora, ragazzi, riguardo al cambio d'onda M. Fino ad ora potevamo fare il cambio d'onda M solo in alcune aree. Ma grazie ai recenti progressi tecnologici nel campo delle onde M, possiamo effettuarlo ovunque. Questa sì che è una figata. Questa è una figata. Davvero figo. Ok, quando dice figo mi... Solo figo? Presterai mai un po' di attenzione? Ad ogni modo, per adesso facciamo questa cosa. È l'ora del cambio d'onda M in Mega. Facciamolo.
Oh, aspetta, c'è un'altra cosa. Dai uno sguardo a quella. Quella cosa. Ah, quella, ok. È una stazione d'onda. Controlla tutte le onde M presenti nella scuola. Grazie ad essa possiamo come Mega Man accedere alla strada onda. Ricevuto, Mega. Ah, quindi non accediamo più direttamente alla strada onda. D'accordo. È l'ora del cambio d'onda M in Mega Man. No, è l'ora del cambio d'onda M in Mega Man. Meglio. Vai! E si è buggato? Eh? No, dai! Non funziona, Vega! Ho gridato e fatto tutto, cavolo, è così imbarazzante! Effettivamente, è davvero strano. Gridare ha sempre funzionato. Certo, gridare è quello che funziona. What? C'è un messaggio in arrivo dall'Hunter. Rilevato cambio d'onda M. Accesso pulizia satella. Identificazione. Cos'è? Che cavolo è? Siamo una cosa seria, siamo nei guai. Identificazione completata. Registrazione di Geostellar e Omega Xyz come ID, cambio onda M&M003. Rilasciata carta ID, codice di identificazione. Mega Man. Wow! Per il cambio d'onda M adesso è richiesto il codice identificativo. Che cos'era? Sembra che siamo stati registrati nel database della polizia satellite. Non credo che d'ora in poi puoi fare cambio d'onda M, sarà molto facile. Facile, ma ne sono certo. Non ne sono certo, ma sembra che dovremmo usare per effettuare il cambio d'onda M il codice Mega Man. Per il momento meglio non preoccuparsi, ok? Facciamo questa cosa. Usa il pulsante R per fare il cambio d'onda M. Poi entriamo nella strada onda attraverso la stazione d'onda. Ok, facciamolo. Era questo? Transcodifica! Mega Man! È una figata assurda! Wow! Guardate come è cambiata la skin di Mega Man! Cioè, non la skin nel senso del personaggio, ma l'immagine a sinistra. Perfetto, siamo pronti! Strano! Non ti sembra un po' diverso? Ora che mi fai notare... Forse perché il tuo terminale mobile ti ha trasformato in un Hunter VG? Ragazzo, non preoccuparti di questi inezi. Andiamo ad eliminare quei virus. Hai ragione. Il nucleo programma di molte cose che sono connesse... Cose sono connesse alla strada onda. Non l'avrei scordato, vero? Possiamo entrare nel nucleo programma viaggiando sulla strada onda, giusto? Ah, devo farmi così tanta strada. Puoi raggiungere l'NP dell'innaffiatoio da laggiù. Alla comparsa dei pop-up, accesso. Toccalo per entrare nel nucleo programma. Ok, diamoci da fare. Ok ragazzi, ma visto che mi piace tenervi sulla suspense, direi che oggi abbiamo fatto abbastanza cose. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Intanto io salvo, quindi, bella ragazzi!